noi siamo una delegazione degli amministratori di Voghera, cioè un gruppo, siamo molti di più, che oggi ci facciamo portavoci dei cittadini però di Voghera, oltre che dei nostri condomini, perché a dire il vero la raccolta firme contro la differenza, la porta a porta, era già partita per libera iniziativa di, dei cittadini, di un gruppo di cittadini. Abbiamo raccolto quasi 1000 firme, quindi anzi saranno anche di più oggi, quindi contenti di quello che è stato il risultato. C'è chi parte addirittura e carica la macchina e va nelle zone periferiche dove esiste ancora qualche cassone, qualche cassonetto a buttare. La gente prende la macchina, sì, viene da noi, scarica di tutto, e ci sono i cassonetti che sono stracolpi, roba fuori. Nel centro c'è un piccolo particolare, che la stragrande maggioranza degli immobili non hanno proprio lo spazio materialmente, non hanno i cortili, o se li hanno talmente piccoli che andrebbero invasi da questi cassoni. In 2 mesi c'è stato un caos totale, una raccolta porta a porta sbagliata, che tutti contrastano, e senza informazione e senza gradualità, soprattutto per le persone più anziane, che sono soprattutto quelle che stanno in centro. Perché sono sparite le isole ecologiche? Voglio dire, quella che era una soluzione a non avere le immondizie davanti alla porta di casa. Cosa ne hanno fatto? Come al solito in Italia si butta via? Questa iniziativa va immediatamente sospesa. Questa premura e questa folle scelta di rapidità nell'introdurre una raccolta differenziata porta a porta credo che sia stato un grave errore. Voi avete fatto anche investimenti proprio per le isole ecologiche, centinaia di migliaia di euro spesi, quindi pensate sostanzialmente di riprenderle e rimetterle dove erano? Insomma, questo. Guardi, di solito quando c'è una campagna elettorale viene chiesto cosa si farà nei primi 100 giorni, in questo caso si può chiedere cosa si farà nel primo giorno. Il primo giorno, se toccherà alla mia amministrazione, alla mia persona a rigovernare questa città, ci sarà il ritorno a quello che era la raccolta differenziata con l'amministrazione Barbieri. La porta a porta per qualche tipologia pensa che sia comunque utile, tipo l'umido, o è proprio un no to cure? Noi l'abbiamo avviato per l'umido in centro storico, stava funzionando, poteva anche essere allargato con equilibrio e razionalità. Abbiamo la fila di macchine che caricano i rifiuti dal centro storico e li portano in periferia. Credo che questo sia inaccettabile.